Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme le lasagne al forno. Vi presento due ricette, una tradizionale con aggiunta di formaggio filante e l'altra invece più simpatica con aggiunta di pisellini primavera, una vera delizia. Per prima cosa soffriggiamo mezza cipolla tritata con olio extravergine di oliva. Aggiungiamo 4 carote macinate finemente, 700 g di carne di bovino. Mescoliamo. Naturalmente le dosi che vedete in questo video sono per ottenere 2 teglie di lasagne da 40 cm. Se volete ottenere una sola teglia di lasagne, basterà semplicemente dimezzare tutte le dosi. Dopo qualche minuto aggiungiamo all'interno delle carote e della carne anche il sedano. Come vedete l'ho lasciato intero, così poi a fine cottura lo rimuoverò integralmente. Sfumiamo il tutto con un bicchiere abbondante di vino rosso. Quando il vino è completamente sfumato, possiamo aggiungere 2,5 litri di polpa di pomodoro, un bicchiere circa di acqua e aggiustiamo di sale. Nel frattempo che il nostro ragù cuoce, ci prepariamo la besciamella, quindi versiamo in una pentola 120 g di burro e 120 g di farina. Sciogliamo bene con una frusta. Aggiungiamo poco alla volta 1,5 litri di latte, sempre mescolando con la frusta per sciogliere tutti i grumi. Il latte potete utilizzarlo a temperatura ambiente. Aggiungiamo anche la noce moscata, il sale e se volete anche un pizzico di pepe nero. Mescoliamo continuamente fino a che la nostra besciamella si sarà addensata. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti, il ragù che ha cucinato per circa 50 minuti, la besciamella, 200 g di provola, 200 g di parmigiano grattugiato. Prendiamo una pirofila da 40 cm, facciamo il primo strato di ragù. Mettiamo 2 foglie di lasagna fresca, la besciamella, un altro strato di ragù . Se il video vi sta piacendo, lasciate un bel like. Grazie. Mettiamo una bella spolverata di parmigiano grattugiato. Qualche pezzetto di provola, scamorza oppure mozzarella, il formaggio che più vi piace. Il secondo strato di pasta, ragù e così via, fino a completare la nostra lasagna. Nel frattempo vi ricordo, se non siete iscritti a questo canale, è il momento giusto per farlo e unirvi a questa bellissima famiglia di appassionati di cucina. Siete tutti i benvenuti. Potete trovarmi anche su Instagram per restare sempre aggiornati su ricette e novità.
Vi lascio tutti i link qua giù in descrizione. Nell'info box troverete inoltre la ricetta scritta, con tutte le dosi. Queste lasagne sono davvero un'ottima idea anche come primo piatto per il cenone di Capodanno. Possiamo prepararle anche il giorno prima, perché si mantengono buonissime anche i due giorni successivi. Ve lo assicuro, perché quando le ho fatte sono naturalmente rimaste e le abbiamo mangiate dopo due giorni ed erano ancora buonissime e succose. L'ultima spolverata di parmigiano e mettiamo in forno a 220 gradi per circa una mezz'oretta. Adesso procediamo alla seconda teglia di lasagne, che è una teglia un po' diversa perché a tutti questi ingredienti che abbiamo già preparato aggiungiamo anche i piselli, che non vi mostro in questo video, ma si preparano semplicemente soffriggendo i pisellini primavera surgelati in olio extravergine d'oliva con mezza cipolla tritata. Dopo qualche minuto aggiungiamo circa 2 bicchieri di acqua e facciamo cuocere per 20 minuti finché l'acqua si sarà completamente asciugata. La cottura deve essere lenta e dolce, questi pisellini saranno davvero molto teneri e daranno una dolcezza in più a questo piatto. Se non le avete mai provate così, fidatevi, è la volta buona per provarle, perché sono veramente eccezionali. E voilà, questo è il risultato finale. Vi ricordo, circa una mezz'oretta di cottura a 220 gradi, forno statico. Sono una delizia, sono sicura che i vostri commensali apprezzeranno tantissimo queste lasagne. Io vi mando un abbraccio, un bacione e vi faccio tantissimi auguri per un nuovo anno felice e gioioso. Ciao e a presto!